L'emergenza casa continua ad essere al centro dell'attenzione, infatti nei primi 11 mesi del 2014 a fanno le richieste di esecuzione sfratti presentate all'ufficiale giudiziario sono state 94, mentre quelle di convalida per morosità 87. Rispetto al totale, almeno 46 sono stati eseguiti con l'assenza della forza pubblica. Martedì prossimo in Consiglio Comunale sarà discussa la mozione del sindaco Massimo Seri che chiede al prefetto una proroga di 6 mesi per la persona o la famiglia sfrattata, affinché possano affrontarlo nel modo meno traumatico possibile, ma soprattutto avere il tempo necessario per trovare una soluzione alternativa. Mozione aperta anche alle firme dell'opposizione, che a sua volta ha presentato un documento con diverse soluzioni. Stamattina poi l'assessore Samuele Mascarin ha proposto alla maggioranza una condivisione anche sulla proposta dell'opposizione, auspicando un voto unanime ad entrambe le mozioni. Oltre a quelle contenute in questi documenti, ne arrivano altre anche dall'Assemblea di Lotta per la Casa, che questa mattina ha effettuato un picchetto a metà origlia con bandiere e striscioni nell'abitazione di una delle famiglie che subirà lo sfratto. Questo per porre sempre più l'attenzione sull'emergenza abitativa. Infatti sostengono a gran voce che nessuno deve rimanere senza casa o essere buttato fuori di casa. Abbiamo dato vita a questa proposta di moratoria che vuole far sì che gli sfratti vengano bloccati per almeno 6 mesi nel comune di Fano, e inoltre c'è anche altre proposte oltre al blocco degli sfratti, per esempio quello di far rientrare nell'elenco per l'assegnazione delle case popolari prima gli sfrattati, e soprattutto che venga tolto il valore ISEE minimo nelle case a canone concordato, dal momento che con l'ISEE minimo di 5.000 euro vengono lasciate scoperte le classi che comunque avrebbero più bisogno di una tutela in questo momento. Avete fatto anche una raccolta firme? Sì, abbiamo fatto anche una raccolta firme con vari banchetti, il prossimo banchetto sarà domattina in città e abbiamo raccolto tantissime firme. Oltre a questo l'Assemblea presenzierà al prossimo Consiglio Comunale per controllare che la tematica venga affrontata nel modo in cui è stata presentata e quindi senza nessuna modifica. Sì, devono costruire case popolari. Abbiamo altre miliardi di proposte da portare avanti che devono essere ascoltate, perché non è che questi 6 mesi sono 6 mesi, ci date il regalino e noi abbiamo finito, siamo a posto così. Questi 6 mesi servono per lavorare e sistemare la situazione. Ad appoggiare l'iniziativa oggi anche l'Associazione per i diritti dei lavoratori COBAS, una realtà che sta nascendo nel territorio regionale, che ha l'intenzione di aprire degli sportelli informativi anche a Fano con personale competente e che riesca ad intercettare coloro che dovessero avere problemi inerenti al lavoro, all'immigrazione o alla casa. Una moratoria però permette di respirare, permette alla gente che non ce la fa più di riuscire anche ad incontrarsi, organizzarsi e andare, come dire, a pretendere un nuovo piano per il diritto all'abitare nella nostra città. Noi chiediamo anche che le politiche che ci sono, i fondi regionali che vengono investiti su questa cosa, vengano investiti nella costruzione di nuove case popolari e nell'uso di quelle che ci sono in maniera molto più chiara e trasparente, che per adesso non è così.